Due giornate di festa per alunni e docenti del primo circolo didattico Antonietta Aldisio di Gela, preludio delle feste natalizie per condividere momenti di gioia e serenità. I bambini, gli insegnanti e il dirigente hanno accolto calorosamente il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, allestiti un tavolo di beneficenza, una mostra di artigianato e il presepe vivente. Oggi sono venuto a trovare questi nostri ragazzi in questa bellissima scuola che è davvero molto polifunzionale, nel senso che coglie, almeno questa è la mia impressione immediata, coglie un aspetto importante della cultura che non è soltanto nozionistica. Certamente è importante apprendere le nozioni perché non si può crescere senza conoscere, però la conoscenza ha sempre un duplice rivolo, certamente quello dell'insegnamento a partire dalla cattedra, ma anche quello della vita. E purtroppo oggi dobbiamo ammettere che l'insegnamento che nasce dalla vita diventa sempre più risicato, se non addirittura talvolta assente, per le tante, direi anche poche, attenzioni nei confronti dei nostri ragazzi. Oggi siamo felicissimi di avere con noi Sua Eccellenza il Vescovo. La festa del Natale per il primo circolo di Gela è sempre un grande evento, la scuola si prepara, i bambini, gli insegnanti, le famiglie, ma quest'anno ha avuto una luce in più che è quella della presenza del nostro vescovo. La festa del Natale è un qualcosa di importante per i bambini, al di là delle tradizioni, al di là del credo religioso comunque, e al di là di ogni simbolismo religioso, comunque è simbolo di pace, di amore, di famiglia, di misericordia. Quindi in ogni caso, anche se una scuola dovrebbe essere laica, il Natale è una festa che va praticata, perché è un messaggio comunque che dà ai nostri ragazzi e che sono quei valori universali che prescinde da ogni credo religioso. Il vescovo Monsignor Rosario Gisana è stato accolto anche nella scuola Luigi Capuana per incontrare alunni ed insegnanti. Il dirigente scolastico Concetta Mongelli. Abbiamo il grande piacere di ospitare il vescovo. Il vescovo ci ha chiesto ospitalità e noi e tutta la scuola, dai docenti, gli organi collegiali, i genitori, abbiamo il piacere di accoglierlo. In particolare in questo momento in cui è importantissimo, secondo noi, rivalutare la nostra cultura. Vero, la scuola è laica, però è vero che la nostra cultura ha radici profondamente cristiane e comunque il cristianesimo, il Cristo in croce, dà solo messaggi di pace, di amore, di solidarietà, di accoglienza, che sono sicuramente messaggi altamente civili, adatti a qualsiasi tipo di società. Quindi siamo felici di accogliere la Chiesa che si umilia e viene a salutarci, come Maria è andata da Elisabetta.